Ciao a tutti, io sono Carolina e questo è il mio primo video da una settimana e più che non giro perché sono tornata qualche giorno fa dal mio viaggio nel nord Europa, per cui vi racconterò poi in un futuro GRVM. Questa settimana sto cercando di filmare il più possibile perché poi per 2 settimane sono via, vado una settimana, cioè io e Bersi andiamo una settimana dai miei genitori e la settimana di Ferragosto saremo poi a casa dei suoceri, quindi poi per queste 2 prime settimane di agosto non mi metterò a filmare e so anche che molti di voi saranno giustamente in ferie e quindi non è che abbiano tempo per stare appresso a me che chiacchiero. Comunque, il video che vi propongo oggi è un video che presento sul canale a cadenza annuale perché serve anche a me per portarmi un po' i conti e per rendermi consapevole dei miei progressi e questo video è i miei prodotti con il buco. Vi linkerò giù nell'info box sia il video del 2021 sia il video del 2022 dedicato a questo argomento per imbarazzarci un po' tutti insieme a vedermi negli anni passati. I prodotti che rispetto agli anni scorsi non vi farò vedere è perché o sono terminati nel frattempo o sono stati declatterati ed eliminati. Ma tutto il resto che vedrete adesso è la mia situazione di buchi attuali. Ci sono parecchi prodotti che non vi faccio vedere da tempo, ma che se siete stati abituati di questo canale magari vi ricordate perché ho usato a oltranza e c'è anche qualche novità. A proposito di prodotti che non ci sono, per esempio, un assente eccellente è la palette da 10 colori di Mikaela per Glam Light perché non mi è proprio piaciuta e dopo aver bucato un ombrettino che faceva parte del primo livello del Project Level Up, progetto che dovrei aggiornare ma se non ho progressi effettivi non posso aggiornare, per cui se mi vedrete spesso con questo trucco è perché sto lì lì per fare dei progressi su 2 ombretti del Project Level Up, quindi voglio vedere dei risultati, comunque non è questo il discorso. Era solo per dire che la palette di Mikaela per Glam Light, sebbene avesse un pen, non c'è più perché le ho trovato una nuova casa tramite il santissimo Vinted. E a proposito di Vinted, poi vi racconterò delle cose, spero divertenti, quando in un futuro GRVM vi racconterò del viaggio in Nord Europa barra Baltici. Quindi, dopo questa lunghissima premessa, partiamo con i prodotti viso. I primi che vi faccio vedere sono queste 2 cialde Super Shock di Colourpop, che adesso faccio lo scavicchi ma non apra, non sono delle polveri sicuramente, né propriamente delle creme, sono un po' più degli stucchi. E per la prima volta in questa rubrica, quindi dal 2021, appare un blush. Ebbene sì, perché Drop of a Hat, che è questo bellissimo blush corallo con delle perlescenze rosate, presenta un bucone. E questa linea di Colourpop, vi faccio vedere anche il bronzer che è Get Sandy. Tra i due, Get Sandy ha un buco un po' più grande perché io tendenzialmente uso più i bronzer che i blush. Sono talmente tanto belli questi 2 prodotti di Colourpop che io vorrei infilarli in qualche altro progetto oltre il color pen. Infatti questi 2 buchi io li ho ottenuti tramite il color pen perché non vorrei che andassero a male, visto che queste formule purtroppo sono molto fragili, hanno una shelf life, quindi un periodo in cui sono utilizzabili e la formula mantiene le sue proprietà abbastanza breve, quindi mi dispiacerebbe buttare queste 2 chicche perché non le ho utilizzate, quindi queste io me le metto davanti e mi devo ricordare che magari l'anno prossimo in futuri project pen queste 2 voglio che finiscano, ma non perché mi ci voglio accanire, proprio perché sono bellissimi sul viso, bellissimi, bellissimi, bellissimi. Poi un prodotto che mi piace tantissimo, ma che non ripesco da tempo, è la Terra, il bronzer della linea Sunstalker di Fenty Beauty, che io ho nella tonalità Private Island. Questo specchia da qui all'eternità, che continua ad avere questo buchino laterale, che è praticamente una dei livelli che compone la cialda di questa polvere. Bellissimo colore, molto naturale su di me. Mi aveva aiutato in negozio da Sephora a sceglierlo, proprio una makeup artist di Fenty Beauty, perché io avrei preso il primo Shady Bees, che però lei riteneva fosse troppo rosato per l'utilizzo che ne voglio fare io, cioè quello di scaldare l'incarnato.
E eccolo qui. Questa terra di Fenty Beauty ha un piccolo difetto: sebbene sia molto naturale e molto sfumabile sul viso, tende purtroppo a fare patina, quindi ogni tanto bisogna andare lì con lo scotch e questo sicuramente mi avrà aiutato ad arrivare un po' più facilmente al pen. Poi, altro prodotto che qui forse dal 2021 con il suo buco è Amnesia o Amnesia degli Skin Glazing di Nabla. Cioè, ormai lo sanno pure le mattonelle che questo è il mio illuminante preferito e non aggiungo altro, lo indosso anche oggi e ne sono estasiata ogni volta. Poi, grazie ai 23 in meno, ho fatto tantissimi progressi su questa terra barra blush di Physicians Formula che fa parte della linea Butter Bronzer ed è nella tonalità Sugar Cookie. Vi faccio vedere il progresso. Qui si trova alla seconda ripressatura e vi anticipo già che, siccome sta diventando sempre più problematica da utilizzare, probabilmente prima o poi la ritirerò prima, la manderò in pensione prima o le faremo un'eutanasia. Perché usarla dopo queste due ripressature sta iniziando a diventare complicato perché la formula è cambiata, è diventata granulosa, quindi ogni volta che io la prelevo con il pennello si fa una nuvola di polvere che mi macchia la qualunque, quindi vedremo. E concludo la carrellata dei prodotti viso bucati con il Born This Way Powder Foundation che Too Faced non fa più. È un fondotinta in polvere che io ho nella tonalità vanilla, che è una tonalità tendenzialmente sbagliata per me, però il prodotto di per sé è molto buono e ho fatto un buco che corrisponde praticamente al primo anello di questa cialda ad anelli. Eccolo qui. Quindi, per quanto riguarda le polveri viso, bene ma non benissimo, però consideriamo anche che qui ci sarebbe dovuta essere la cipria di Essence, ma l'ho terminata ieri. Quindi, per quanto riguarda le ciprie, le buco facilmente, ma una volta che le buco poi le porto a termine e quindi raramente arrivano a questo stadio finale insomma, dei prodotti con il buco che io giro sempre in estate. Quest'anno poi ho finito anche la cipria di Nabla, quindi sono già a quota due ciprie in polvere, ma di questo ne parleremo a fine anno. Ora vado a mettere a posto questi prodotti e mi porto qui la massa di palette e ombretti sbucherellati. Inizierei la sagra dell'ombretto bucato a partire dalla palette che sto più usando negli ultimi giorni, che è la Mini Yucca, che mi sono la Simil Mini Yucca che mi sono composta per i viaggi e che vi anticipo già, mi porterò anche a casa dei miei e dai suoceri perché il mio beauty rimarrà lo stesso da quello che ho portato nei paesi baltici, non ho smonto nulla. E l'ombretto bucato qui è Full Moon, questo panna che ho depottato in maniera abbastanza selvatica e violenta da questa palettona di Beauty Bay che è la 42 colori in collaborazione con la cantante inglese Jade Thirlwall delle Little Mix. Riapro questo po' di palette per farvi vedere dove era Full Moon e se vedete, qui dove c'è questo cartone che è un po' strappatino, era qui che c'era Full Moon. Quindi su questi 42 colori uno praticamente è già andato via. E rimanendo in ambito ombretti singoli, vi faccio vedere due degli ombretti con buco più vecchi della mia collezione che provengono da questa palettina dove ho messo tutti questi ombretti un po' più datati, a cui però voglio tornare nel corso del prossimo anno. E questi ombretti sono Caramel di Nabla, qua andiamo veramente indietro con l'antichità. Caramel è un bellissimo marroncino caldo sottotono giallo, proprio un vero color caramello che io per tanti anni ho adorato. E questo viola prugna, che è pigmentatissimo e polveroso, è Desma di Devina Cosmetics, che io avevo inserito in un vecchissimo project pen, che è il 6x60, forse andiamo indietro a prima della pandemia, e ero riuscita a bucarlo, perché lo usavo spesso con un pennellino piccolo appuntito per fare una sorta di eyeliner sfumato, tra virgolette. E visto che prima vi ho fatto vedere una palette di Beauty Bay, vi faccio vedere la palette di Beauty Bay più consumata della mia collezione, che è la New Romantic, che uscì in edizione limitata per San Valentino del 2021, credo. È una bellissima palette e io l'ho usata per usarla. Tant'è che questo colore qui, che si chiama Vanilla, era un panna, l'ho terminato
sono andata avantissimo con questo buco nel colore lingerie, che è un marroncino con un sottotono lievemente salmone, usato veramente tanto tanto tanto, e ho usato molto anche questo bellissimo rame che si chiama Penny. Quindi nel complesso questa palette ha un ombretto terminato e due con buco. Passiamo a degli ombretti bucati che probabilmente ricorderete, ripeto, se mi guardate, se mi seguite da più tempo. Il primo di questi ombretti bucati che vi faccio vedere, che è forse quello di cui io sono più orgogliosa, è Dragonfly, che è uno dei bellissimi duochrome presenti nella Celestial Divinity, la palette di Natale di Pat McGrath, uscita per le festività del 2020. Su Dragonfly, che è questo colore qui, ho fatto un piccolissimo piccolissimo side pen. Provo ad avvicinare il più possibile, ecco, forse così si vede, per farvi vedere dov'è il buco. È uno degli ombretti più belli della mia collezione, questo lo dico senza esitazione, e questo buco praticamente ci sono arrivata per non tanto perché partecipava ai 22 in meno tra i prodotti da usare, i 12 prodotti da usare 10 volte lo scorso anno, ma anche dopo i 10 utilizzi ho continuato ad usare questo ombretto a oltranza perché mi piace da morire, è davvero una bellezza. Altri ombretti più vecchi che ho bucato tempo fa e che potreste ricordare provengono da due delle palette più utilizzate della mia collezione. La prima è la Lazzi 2 di Dominic Cosmetics, che quest'anno casca proprio a ciccia nell'anno dell'estate del Lazzi Makeup. In questa palette, che non riutilizzo da tempo, due cialde le ho finite. Qui c'era un panna, qui c'era un beige. Poi in una di queste due avevo anche riprestato un vecchio ombretto di rosa di Huda Beauty che poi era finito. E c'è questo buco non indifferente dentro. A few moments later. C'è stato un piccolo incidente di percorso. Adesso ci vorrebbe Itala, la segretaria d'edizione degli Occhi del Cuore, per aiutarmi a ricordare a che punto ero, però penso di farcela meglio di Itala, sicuramente sono meno ubriaca di lei. E dicevo, mi è rimasto questo buco non indifferente su Blonde Roast, che è un color giallo senape, non particolarmente pigmentato, per cui negli anni a me è piaciuto molto utilizzarlo anche come blush. Ma un'altra palette utilizzata, strautilizzata della mia collezione, su cui veramente vi ho sfrascicato le ovaie per un tempo immemore, è la Venus XL2 di Lime Crime, che continua ad essere un po' una delle gemme della corona perché è particolarissima. Quest'inverno, quando è uscita la Retro Glam di Natasha Denona, poteva un po' ricordarla, però secondo me questa rimane ancora imbattuta. Purtroppo ha questo sfondo cromato che rende molto difficile farvi vedere le cialde per come sono, ma vi faccio vedere le cialde su cui ho fatto progressi, e sono Ripe, questo marroncino qui che io avevo bucato con l'uso organico di questa palette, perché quando nel 2020 sono stata chiamata a lavorare nella scuola in centro a Bologna, mi ero portata per un periodo solo due palette, ovvero la Latte 2 e questa qui, quindi le avevo utilizzate a oltranza. E l'anno scorso mi ero prefissata l'obiettivo di finirlo questo ombretto, cosa che poi cioè non è andata a buon fine. Così come mi ero prefissata l'obiettivo di terminare questo borgogna molto bello che è Classical, cioè insomma molto molto lontana dalla fine. Ma con l'utilizzo organico così per piacere sono riuscita a bucare Forbidden, che è un rosa dorato ramato duochrome, molto delicato, molto leggero, ma presente sulla palpebra. Questa rimane sempre una palette deliziosa per me. È da tanto tempo che non la uso e ne sento la mancanza, ve lo dico. Poi, aggiunte di buchi più recenti, sono quelle che vi faccio vedere ora man mano con le palette che mi sono rimaste. Partiamo da quest'altra anticaglia, che è la Naked It. La Naked It, sono fiera di annunciarlo, che di annunciarvi che ha sia un ombretto terminato, che è Hawans, e ha anche un ombretto bucato, che è Chaser. Eccola qui.
lavorare e fare progressi sugli ombretti di Urban Decay è qualcosa di faticosissimo, perché sono ombretti strapressati, non fanno parte di quelle formule ultra morbide, ultra soffici e ultra texturizzate che vanno negli ultimi anni, ma sono comunque dei solidi ombretti perfetti per tutto il giorno, che io per tutto il giorno, tutti i giorni, che io continuo ad usare con piacere. Poi, buco che viene sempre dall'utilizzo organico, da una delle mie palette preferite di sempre, questa forse è la mia palette neutra preferita, che è la Rust di Melt. Certo, non è che io abbia bucato un colore esaltante, perché ho fatto questo buchino su, non mi ricordo mai come si chiama, Classic, che è il panna, è un color panna con un forte sottotono giallo che è perfetto per accordarsi a tutte le altre tonalità della palette, ma come potete vedere chiaramente, adesso ve l'avvicino all'inquadratura, ecco così, gli ombretti di Melt contengono un quantitativo illegale di prodotto, ce n'è proprio tanta di polvere qui dentro, e arrivare a bucare la cialda significa che questa palette io l'ho utilizzata parecchio e che Classic ha fatto parte, mi ha aiutato a sfumare qualsiasi cosa io abbia realizzato con questa immensa bellezza. Poi, di ombretti che si sono bucati grazie al Project Level Up, a parte la palette di Glam Light per Michaela che non ho più, quest'anno però sono riuscita a fare dei progressi su una palette del 2019 che io addirittura pensavo anche di eliminare dalla mia collezione, che è la Obsessed di Pinky Rose. È una palette colorata con dei pop neutri che ho utilizzato parecchio in passato e grazie al progetto sono riuscita a bucare questo Menta Shimmer che è Damgina, e il buco è piccolissimo, e Brick House, un altro bellissimo rame rosato. Evidentemente questo mi fa capire che io ho un problema con i rame rosati, perché li utilizzo sempre con molto piacere, arrivando in questo caso, come con la New Romantic di Beauty Bay, a bucarli. E ultimo, ma non per importanza, ve lo devo ancora far vedere nei prodotti finiti, negli empties che questa volta probabilmente saranno degli empties complessivi di tutta l'estate, c'è un buchino anche nella Good Sport di Colourpop. Incredibile da dirsi, perché gli ombretti di Colourpop sembrano molto piccoli, in realtà sono come delle piscine, sono proprio profondi, pieni pieni di prodotto, e sono riuscita a bucare con circa 37 utilizzi, perché me li ero segnati, questo colore, questo arancio terracotta opaco che si chiama Uki. Vedete ancora quanto altro prodotto c'è, eppure la cialda è piccolina, sembra molto piccola rispetto ad altre, ma sono palette dense di prodotto, costano poco, ma la qualità è buona, in alcuni casi ottima. Questa è una palette più vecchia perché uscì per l'autunno 2018, ma si è conservata benissimo. E insomma, Uki non vedo possibile finirlo in tempi brevi, proprio perché ce n'è tantissimo di prodotto, ma questa palette, come sapete, penso che lo sappiate se mi seguite, fa parte del mio progetto Color Pen dedicato ai prodotti di Colourpop, e quindi bene o male mi aspetto che per questa seconda parte di anno di riuscire a fare qualche altro buco. Io mi sono presa adesso l'estate un po' come piccola pausa dai Project Pen, perché i Project Pen mi aiutano tantissimo a selezionare dei prodotti fissi, affidabili, per cui non debba impazzire al mattino prima di andare al lavoro, quindi mi permettono di avere una sorta di routine quotidiana, mentre d'estate preferisco sperimentare e esplorare un po' tutti i vari acquisti che sono arrivati nella mia collezione, e perché no anche esplorare qualcosa di più vecchio. Ora, forse in contraddizione con quello che ho detto all'inizio, che probabilmente in questi video mi vedrete spesso con questo trucco, ma lì è più una questione di coccio, di caparbietà personale, perché vedo che gli ombrettini della Sci-Fi Green di Kaleidos stanno per arrivare, insomma stanno per avere un buon progresso, e vorrei tanto bucarli per andare avanti nel gioco barra progetto, quindi là è tutta più una questione di cocciutaggine mia che di voglia di sperimentare. Diciamo che la voglia di vedere il progresso, di andare avanti nel gioco, batte in certi casi la voglia di sperimentare. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto, nonostante questo piccolo intoppo tecnico per cui ho dovuto fare da segretaria di edizione come la buona Itala del set degli occhi del cuore. Quindi spero che magari cambi di luce o che non vi abbiano dato fastidio, vedrò comunque poi come rimediare in fase di montaggio, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!